E allora Roberto, sei pronto per questo viaggio? Sì, sono pronto. Grazie di essere, che mi avete scelto. Parto tranquillo, andiamo a vedere i nostri siciliani in Germania, andiamo a portare i nostri auguri di Natale. Ok, un grossissimo in bocca al lupo e mi raccomando, fai un buon lavoro. Grazie, ci vediamo dopo. Auguri anche a voi. Benissimo, e così siamo arrivati a Francoforte, ci apprestiamo per questa bellissima avventura, come vedete una splendida giornata, quindi a tra pochissimo. Ed eccoci qui per i servizi giornalistici di radiocarini.com. Ci troviamo in Germania, vicino a Francoforte, e parliamo un po' con dei siciliani che da tanto tempo sono venuti qui in Germania per lavorare, come si sono integrati, se si sono integrati. Ne parliamo con Gaetano Reale. Gaetano, intanto stiamo vedendo questo dipinto, abbiamo inquadrato, è una tua creatura, nel senso che hai avuto tu questa idea di mettere i coni gelato in quest'albero che vengono raccolti dai bambini. Fantasia, diciamo, fantasia che, però sono piccole cose che ti danno molto piacere. E qui dicevo, da tanti anni sei qui, Sì, quanti sono anni stiamo parlando? 78, sono arrivato. Dal 1978. Qua. Posso dire che è molto cambiata anche la Germania, non solo noi, perché quando sono arrivato io, noi facevamo parte di un gruppo giovanile, Missione Cattolica, volontari, e aiutavamo molte persone che erano nuove. Infatti, allora non potevi prendere un appartamento perché c'era scritto meglio avere un cane e non un figlio. Allora noi su questo fatto ci siamo molto ribellati e abbiamo combattuto qua. E adesso possiamo dire che i tedeschi sono molto, molto, infatti ci hanno accettato moltissimo. Noi italiani siamo proprio i primi, stiamo bene noi italiani. In questo momento sono solo i musulmani che hanno problemi qua in Germania, però noi stiamo benissimo. Però abbiamo dovuto combattere, almeno per 20 anni. Ecco, quindi l'inizio non è stato facile. Dopo, tu stai parlando di 20 anni, adesso che si raggiungono determinati traguardi, un'integrazione reale nel sistema tedesco. Ora, dopo tanti anni, effettivamente hai su un ristorante, adesso faremo vedere qualche immagine del tuo esercizio commerciale, ma a distanza di tanti anni, effettivamente come vivi adesso, ricordando quel periodo, facendo un passo indietro, come vivi tutto questo percorso fino a oggi? Grande soddisfazione, oppure avresti voluto fare altre cose, altre idee che non hai potuto realizzare?
Cioè, l'unico mio rammarico è che quando allora facevo parte appunto del sistema, questo gruppo giovanile, siccome si era attivi non solo socialmente, diciamo, per aiutare, anche culturalmente, si faceva teatro, si faceva tutto, e avevo delle idee, siccome io vengo da una certa cultura giù, ero molto attivo politicamente, per cui... Perché diciamo che tu vieni da, sei di Niscemi. Niscemi, sì, Niscemi. Solo che mi è rimasto proprio un rammarico che un giorno, siccome facendo teatro, essendo scritto da me, registrato, cioè tutto regista, fatto tutto da me, praticamente, perché era un gruppo, è venuto un signore, un regista della ZF, che mi ha chiesto se avevo possibilità, 20 minuti a disposizione della ZF, è come la Rai in Italia. È quello che mi è rimasto, quello, perché io ero troppo giovane, non ho capito il vantaggio che avrei potuto avere e ho detto di no. Invece il Gaetano Reale ora del 2011, che vive in Germania, come vede il rapporto con la sua terra natia, con la Sicilia? Bellissimo, c'è un rapporto bellissimo. Io fuori, cioè, i miei due paesi sono o Niscemi o Offenbach, diciamo qua, a Milano. Non ho altre, neanche esigenze, diciamo, non neanche mi ispira, diciamo, la curiosità di andare a vedere un'altra parte, sapere. Io siccome leggo molto, già sono abbastanza, per me, molto, leggo molto, guardo molto, non mi interessa neanche guardare. I miei posti sono ideali, sono o Niscemi o Offenbach, altri posti non mi interessano. Tu che vedi tantissime persone qui al ristorante, tante anche persone di nazionalità tedesca, secondo te com'è vista l'Italia in questo preciso momento storico dai tedeschi? Guarda, il momento dei 20 anni di Berlusconi è malissimo, perché io vedo molti clienti, ogni cosa che fa Berlusconi, quando entrano si mettono a ridere, e già questo mi disturba enormemente, anche se io non posso farci niente. Però ogni volta che vado giù in ferie, l'unica cosa che posso fare a queste persone che hanno votato Berlusconi di sensibilizzare questo problema che c'è. Infatti mi sono venute molte persone a trovarmi, anche giovani, che ho dovuto tradurre, perché là è tutto sotto controllo di una persona, no? Perciò ho dovuto tradurre i giornali, cosa dicono di Berlusconi qua, che là non neanche si sa, cioè neanche lo sanno in italiano che succede veramente. E però qua, essendo più libera la stampa, per cui c'è molto, questo qua mi disturba, solo questo, ma non a me, ma ai tedeschi più che altro, perché io vivo qua e i tedeschi non tu pensi che agli italiani che vivono qui non fa piacere magari essere derisi per certe cose? Perfetto. Un po' presa in giro, è una presa in giro, come hanno fatto Sarkozy alla Merkel, che è successo qualche settimana fa. È così, e sono i tedeschi con la vita reale con noi, ci ridono in faccia. Ma come fate ancora voi a mantenere questa persona? Io dico, io vivo qua, non l'ho mai votato, per cui mi tiro indietro. Però, secondo te l'Italia può arrivare allo standard tedesco, così come vediamo qui, cioè a questo tenore di vita, a questa cultura, così, questo rispetto per la natura, per le istituzioni? Sì, il problema italiano è la mentalità, non la possibilità. La possibilità ci sarebbe, il modo ci sarebbe, ma la mentalità, che è un po' troppo, non è come il tedesco è molto più serio. Cioè il tedesco, cioè, io sul mio lavoro me ne accorgo, se tu dai tutto te stesso senza pensare al guadagno, allora il tedesco ti torna, anzi con interesse, ti apprezza. Ma se tu cerchi di fregarlo in qualche modo, come al solito italiano, fare furbo, cercare di venderci qualcosa per un altro, il tedesco ti schianta, ti distrugge. Perciò o ti tratta molto bene, perciò è la mentalità che abbiamo sbagliato in Italia, non la possibilità. La possibilità ci sarebbe, è la mentalità proprio italiana che non arriva, non abbiamo questa serietà, questo concetto di come lo devo spiegare? Tutte le persone che adesso ci stanno guardando qui tramite il nostro sito web, Gaetano, cosa vogliamo dire? Venite a fare una gita in Germania, veniteci a trovare, cosa vuoi dire? Quelli che non sono mai usciti, chi è uscito? Io ho molti amici giù che sono usciti, infatti molte persone sanno parlare tedesco perché bene o male, poco sa, in Sicilia sono venuti qua qualcuno. Però chi è stato già qua sa, non c'è bisogno di ripetere, ma chi non è mai uscito non sa la differenza che c'è qua, perché neanche si immagina, pensano che sia un tedesco, sia una cosa strana, astratta. No, è una persona come noi, uguale, a differenza che loro è più serio, è più tiene di più a quello che dice, quello che fa, e però noi siamo, come dicono in tedesco si dice locker, cioè
più tranquillo, più comodo, quello che non si fa oggi si fa domani, come è successo una volta, mio cognato doveva lavorare, era alle 3 di pomeriggio, fa caldo in Sicilia, spegne tutto e se ne va, dove vai 3? Oh, fa troppo caldo, non già. Ecco, ma devi finire il lavoro, si finisce domani. Dico, questo in Germania non esiste neanche a pensarci, quello che si deve fare, basta, o è caldo o non caldo, si deve finire. Ma questo è l'esempio che voglio fare, la mentalità è questa la differenza, non che non sarebbero capaci, non è bellissimo, dai, per tutto è bello, però se l'italiano cambierebbe mentalità un po' più sistema, un po' più stretto, essere un po' più precisi, un po' precisino, e allora si cambierebbe molto, 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 ma molto. Ecco, questo è il punto di vista di Gaetano Reale. Siamo adesso con la moglie, vediamo se condivide quello che ha detto. Posso dire del tuo, condividi quello che ha detto tuo marito? Vabbè, io di politica non è che c'ho tanto, però. Però vedi questa cosa così, questo rapporto con gli italiani? Molto, un po'. Sì, è normale, sono troppo poverina. Per me mi fanno, come si dice, pena, diciamo, perché la gente lì è costretta a convivere quello che c'hanno, che hanno vissuto, diciamo, nella situazione pure male. Qua, qui in Germania la gente è più socievole pure, non è che tu la incontri per strada, non spettacolo. Cioè, rispetto a quello che noi crediamo, invece qui anche la gente è socievole. Quando... Appunto, tu incontrano, buongiorno, buonasera, si fa i fatti suoi, non è che diciamo sono... Come diciamo in Italia sono più pettegole e cose, comunque quella è un'altra situazione. Con Salvatrice diciamo anche dei sacrifici fatti, guardiamo la telecamera che è lì, e parliamo dei sacrifici fatti in questi anni, dal 78 a oggi. Bene, abbiamo fatto... Quasi da conduzione familiare, no? Sì, che io ho conosciuto qua mio marito in Germania, i miei suoceri quei tempi erano qua, ho conosciuto lui qua in Germania, ci siamo sposati, ho dei figli qua, cioè perché ci siamo fatti una vita qua, perché sono cresciuta anche qui, no? Per me è come se fosse terra mia, perché da bambina sono non nata ma cresciuta, diciamo, però l'Italia è sempre quella che ci attira da noi, perché ci abbiamo pure i familiari, e ci piace andare sempre giù, perché quello che abbiamo noi giù in Italia è bellissimo e bisogna sfruttarlo pure fino a che noi siamo ancora vivi. E, diciamo, e io ho avuto una vita, diciamo, che non me ne pentirei se la rifarei, rinascesse. Rifarei la stessa vita. La stessa cosa, diciamo. Questa è la cosa più bella. Appunto. Non, pure che ho avuto tanto tempo di lavorare, sono a volte stanca e vorrei mollare tutto, ma intanto poi tu ci ripensi e sono contenta di essere qua in Germania, diciamo, non è che ci troviamo male, però... Bene, questa intervista si capisce chiaramente anche voi magari dalla telecamera non lo avvertite, ma c'è un luccichio negli occhi di queste persone che abbiamo intervistato, sia Gaetano che Salvatrice, perché un pizzico nel cuore della Sicilia resta sempre, ma più di un pizzico sicuramente, quindi c'è sempre quella voglia, come diceva Gaetano, quel cordone ombelicale che non si taglia mai di solito con la propria terra nativa. Noi li ringraziamo e però continuiamo con le interviste degli italiani qui in Germania. Ed eccoci qui con Francesco, nuova generazione, giovanissimo, anche lui qui, siamo Offenbach, vero? Sì, Offenbach, Mülheim. Allora Francesco, intanto diamo l'opportunità di fare gli auguri a chi vuoi tu, gli auguri natalizi. Sì, tutti che mi conoscono e... non lo so. Vabbè, anche tu siciliano, vieni da Niscemi? Sì, da Niscemi, sì. Bene, e allora come vivi questa situazione qui in Germania? Ti piace questa terra? Ti trovi bene? Dacci un po' un... Cioè io dico sono tedesco, però il passaporto è sempre italiano, perché in pratica io sono nato qua e la mia vita è qua, perché qua ormai Germania mi dà futuro, mi dà tutto e perciò rimango qua e mi piace... Ormai mi sono ambientato, diciamo, sono un pezzo della Germania, diciamo. Ma segui quello che succede in Italia? Sì. Ti interessa oppure... guardare non proprio, perché ormai sono quasi diventato tedesco, cioè certe volte qualche programma italiano lo guardo, però c'è mio padre che segue molto la politica, perciò c'è lui che ci dà le lezioni di politica e di cosa succede in Italia. Benissimo, noi ti facciamo tanti auguri, grazie per la disponibilità, grazie. E quindi alla prossima volta che magari ci vediamo anche in Sicilia. Sì, spero, vengo a trovare.
Benissimo, siamo con Antonio Franco, di cognome Franco. E Antonio, da tantissimi anni in Germania, tu arrivi da Napoli, in provincia di Napoli. La tua impressione quando sei arrivato per la prima volta qui in Germania, qual è stata? Quando non conoscevo nessuno, ho cominciato a conoscere dagli anni. E poi mi sono abituato qua e sono rimasto qua. Sono stato 15 anni che non sono sceso più. In Italia, sei salito dall'Italia, sei venuto qui su in Germania perché in Italia non c'era già da allora lavoro? Oppure... No, stavo in mezzo a strada, non c'era niente. E sono venuto qua, ho trovato lavoro e mi sono messo a posto. Ecco, di solito dicono che i tedeschi hanno un carattere freddo, chiuso, un po'... Tu hai notato questa caratteristica nei tuoi colleghi di lavoro, nella gente che frequenti tutti i giorni? No, non tutti. Non tutti, sono quelli buoni anche. Ci sono il disco buoni e malamente, come in Italia pure. Ecco, il legame adesso invece con l'Italia, perché io vedo una bella tuta della nazionale italiana che è addosso. Quindi, a parte il calcio, che è sicuramente un legame che unisce popoli e nazioni. La maggior parte è il calcio che unisce noi. Altri legami dall'Italia, cosa ti manca un po' di questo paese? Perché tanto tempo qua ormai... Ti manca poco. Poco, Tu ritorneresti adesso se trovassi lavoro in Italia? Ah sì, tornerei. La vecchiaia è in Italia. La vecchiaia quando prende la pensione me ne vado in Italia. Vediamo cosa pensa tua moglie di questa affermazione. Tu torneresti in Italia? Subito. Manca di più a te o a lui secondo te l'Italia? Manca di più a me. Cosa ti manca? E mi manca tutto. Effetti. A parte gli affetti mi manca la Sicilia. Dove uno è nata e quindi... Però tu forse, a differenza di tuo marito, eri più piccola quando sei venuta qui in Germania. Malgrado la tenera età, quanti anni avevi? 8 anni. Ecco, malgrado manchi veramente da tanto tempo all'Italia, riesci a sentire la mancanza di questa terra che è la Sicilia? Sì, la terra nativa è sempre la terra nativa. E quindi si lavora con questa speranza di poter tornare un giorno in Sicilia? Io sto con la speranza che la Sicilia cambi, che ci dà un po' di lavoro, così ci riscendiamo al più presto. Che appello facciamo allora a chi veramente dovrebbe far smuovere le cose in Sicilia affinché cambino un poco? Facciamo l'appello che si dovrebbero muovere, specie gli emigranti dovrebbero avere più diritto al lavoro e non tenere la gente nelle terre straniere. Va bene, il ruolo della donna in Germania o in Italia, secondo te ci sono differenze o è uguale? Secondo me è uguale, come lavora qui la donna lavora anche giù, solo che giù manca il lavoro ma qua magari c'è qualcosina in più, ma anche la Germania è finita, non è più come una volta. È finita in che senso? Che non c'è più lavoro, c'è crisi, la vita costa troppo. Una volta era molto più semplice, la crisi mondiale, tu dici che ha colpito anche la Germania, in Germania probabilmente si sente meno che in altri stati. No, io credo che la Germania è stata molto colpita da quando è uscito quell'euro, prima si stava abbastanza meglio. Qui tu hai tutta la tua famiglia, i tuoi figli, secondo te cosa pensano di questa situazione, sono i ragazzi di oggi? Io ce l'ho una figlia e ce l'ho in Italia, quella è stata in Germania, è stata 8 anni e se n'è scappata, adesso vive a Udine, lavorano, marito e moglie stanno bene, meglio di noi. Noi qua se non stiamo attenti moriamo di fame. Quindi non è questa Germania così come viene dipinta proprio secondo te? No, una volta si stava bene, veramente si poteva dire di stare bene, ma oggi come oggi si sta male, si sta veramente male. Noi ti facciamo tanti auguri anche ad Antonio e a voi e alla vostra famiglia. Grazie di questa intervista. Prego, grazie. Benissimo, ci troviamo con Giuseppe. Giuseppe, da dove arrivi tu? D'Alcamo. Allora anche a te radiocarini.com ti dà la possibilità di fare gli auguri alla Sicilia e ai tuoi parenti di Alcamo. E faccio gli auguri di Buon Natale, di Capodanno ai miei genitori, ai miei fratelli, ai miei zii, ai miei nonni, soprattutto a mia nonna Maria, a mio nonno Antonio, a mia nonna Lucia e tutti i miei amici, a tutti quelli che mi conoscono. Grazie Giuseppe. Forte, intervistiamo un tedesco doc, ma naturalmente per fare questa intervista, che è un'impresa per chi non conosce il tedesco, ci avvaliamo della competenza di Peppe Damiata che ringraziamo intanto. Ciao Pippo. Ciao a tutti.
Allora, tu farei da traduttore, perché chiaramente non potremmo fare altrimenti. Invece abbiamo qui il nostro amico Verne, dicevo tedesco doc, abita nella zona Francoforte, ecco qui. Allora, io volevo chiedere al signor Verne, insomma, se conosce l'Italia, se so che la conosce, nel senso che lui ha qualche cliente perché vende registratori di cassa, quindi ha dei clienti italiani che magari adesso lo stanno vedendo. Volevo sapere come le era sembrata questa nazione, come la vedeva così dal punto di vista anche lavorativo. So, kennen Sie viele Italiener hier wegen Ihrer Beruf? Wissen wir, dass Sie hat viel zu tun mit den Italienern. Und mein Freund möchte wissen, Sie hat viel Kontakt mit den Italienern. Und was denkt Sie von den Italienern? Und war Sie schon mal in Italien? Ja, ich habe sehr viele italienische Kunden und sehr viele italienische Freunde auch dadurch. Und ich war schon des Öfteren, also fast jedes Jahr in Italien. Und was mir gefällt in Italien ist eben die Lebensart der Leute. Und ich glaube auch, dass die Italiener hier in Deutschland gerade die Lebensart mitgebracht haben und dass sich viele Deutsche auch geändert haben in den letzten 20 Jahren. Also es hängt damit an, dass man viel mehr nach ausgeht, dass man mehr draußen ist und dass man mehr kommuniziert und nicht so sich zurückzieht in sein eigenes Schneckenhaus, wie man in Deutschland sagt. Good, so, allora, come dice il nostro amico Verne, ha molto a che fare con gli italiani, conosce parecchi italiani tramite il suo lavoro. Ogni anno regolarmente viene in Italia in ferie. Quello che pensa degli italiani, che sono un popolo molto aperto, molto affettuoso in confronto un po' al loro carattere un po' più rigido. Quello che cambierebbe dall'Italia alla Germania è la comunicazione che noi abbiamo più anche in famiglia, cose, questo lo vede la differenza. Dice anche che specialmente negli ultimi 20 anni gli italiani emigrati qua hanno portato un modo di vivere un po' diverso, un modo più aperto, un modo più attaccato alla famiglia, un modo più diverso di vivere, nel senso avere più comunicazione, più cose. Di questo secondo lui ne è molto grato, crede che gli italiani abbiano avuto un ruolo decisivo su questo modo di cambiare del comportamento. Bene, allora sentiamo, diamo la possibilità al signor Verne, lo ringraziamo anche per la sua disponibilità di fare gli auguri a tutti gli amici italiani, quelli che conosce, se vuole può dire anche i nomi, non ci sono problemi. Also Verne, wir bedanken dir für diese Interview. Und jetzt gibt man dir die Möglichkeit, wenn du Freunde hast in Italien oder so, eine Begrüßung für die Weihnachten, ja. Eine frohe Weihnacht oder eine Begrüßung an Freunde, Italiener oder wer du kennst, okay? Ja, ich begrüße ganz besonders den Luciano vom Harresee, der jetzt wieder in Italien wohnt. Der Ort ist mir leider im Moment nicht bekannt, wo er ist. Er ist aber krank und ich wünsche ihm alles Gute. Und vor allen Dingen wünsche ich allen Italienern eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Grazie Verne. Allora, lui c'è un amico Luciano che per il momento non sta tanto bene in Italia e a lui in particolar modo vuole dare gli auguri di Buon Natale e Buon Anno. E poi in particolare a tutti gli italiani che lui conosce e anche che non conosce, augura un gran Buon Natale e un felice Anno Nuovo. Grazie Verne. Dankeschön. Grazie. Ci troviamo con Graziella Frumento, da tanti anni qui in Germania, Graziella? Sì, 33 anni. E tu hai iniziato subito perché ci troviamo all'interno di una sartoria, quindi lavori tantissimo, ma la sartoria aperta? Da 8 anni. E quindi quando hai iniziato qui come ti sei trovata subito? Sul momento pensavo, come va, ma adesso grazie a Dio va tutto bene. Secondo te la differenza della donna qui che lavora o anche della donna che non lavora in Germania rispetto alla donna siciliana, c'è qui stata un'emancipazione? Quando vieni in vacanza trovi differenze? Sì, le trovi? Le trovo abbastanza. Quando noi qua in Germania lavoriamo tanto e quando andiamo in Italia, in Sicilia specialmente, noi troviamo là la donna che è stanca, ma stanca veramente, ma non fa niente, quella che non lavora. Sono stanchi, si devono fare il riposino e noi qui, quando diciamo, beati voi che siete in ferie, beati voi che siete in ferie, ma noi facciamo una vita abbastanza sacrificata. Ecco, lo diciamo, qui si lavora e quando siamo in ferie. Abbastanza, questo è normale. Benissimo, e tuo marito è qui d'accordo, cioè si è ambientato anche lui bene in Germania? Sì, abbastanza bene, sì, siamo 33 anni qui, i miei figli sono tutti qui.
sono sposate, perciò questa è la mia seconda patria. Benissimo, noi ti facciamo tanti auguri per l'attività, ma tanti auguri in genere per tutta la tua famiglia, so che siete in tanti, e quindi veramente auguri da radiocarini.com. Grazie. E concludiamo le interviste qui fatte in Germania, siamo stati a Francoforte, adesso ci troviamo a Offenbach con il nostro gancio, colui che ci ha aiutato in questa avventura tedesca. Siamo qui con Pippo D'Amiato, intanto grazie di essere stato qui con radiocarini.com. È stato un piacere, veramente. Pippo, tu anche tu vivi qua, quindi chiaramente conosci usi e costumi, da tanti anni sei in questa nazione, e qui abbiamo sentito chi ne parla in maniera eccelsa, abbiamo sentito anche chi non è, chi ci ha dipinto la Germania in maniera diversa. La verità sta nel mezzo, come sempre? Sì, effettivamente non è più la Germania di una volta, non siamo più nei tempi d'oro. Allora, io sono qua da 26 anni, quando si arrivava si poteva avere il lusso di cambiare lavoro anche ogni 2-3 giorni, non è una novità. Oggi è molto dura, da quando c'è l'euro, da quando il muro di Berlino è andato giù, c'è stata anche una molta invasione da gente dell'est, di persone, come siamo arrivati noi, ora sono arrivati anche quelli dell'est. E la manodopera dell'est costa molto meno, e allora diciamo che il lavoro è un po' diminuito. I costi sono saliti, gli affitti, insomma, si sente. Diciamo che la differenza che noto io è che 20 anni fa, con uno stipendio buono, si andava avanti una famiglia tranquillamente. Oggi bisogna lavorare in due se vuoi veramente, diciamo, fare una vita decente. Se non lavori in due, insomma, si va avanti lo stesso, però non è come era 20 anni fa, diciamo, questo. Ecco, tu conosci chiaramente molto bene la Germania, conosci molto bene anche l'Italia. Le differenze che i nostri amici hanno raccontato un po' tra la Germania e l'Italia corrispondono? Ma su certi punti di vista sì, su altri io vedo, per esempio, ogni volta che scendo giù in Sicilia o vado in Puglia, che mia moglie è pugliese, vedo la differenza, la vedo, le persone si vede che sono molto, cambia, la gente cambia, i giovani specialmente cambiano. Purtroppo quello che vedo ultimamente, il mese scorso sono stato a Carini, per esempio, una strada rotta che ho visto 15 anni fa è ancora rotta, per esempio, scusatemi la cosa, e questo qua non succederebbe, questo qua, e questa è la differenza. Poi io lavoro nel settore della sanità e vedo molte differenze quando abbiamo bisogno di un dottore in Italia e quando c'è bisogno di un dottore qua, e questo mi induce a pensare, caro Roberto, che quando sarà l'ora della pensione non sarò così sicuro di tornare giù in Sicilia, perché penso anche al mio futuro, un domani dovesse avere bisogno. Oddio, non è che in Italia, per carità, non è cosa, però credo che qui forse si possa essere aiutati un po' di più. Noi ti ringraziamo e ti diamo anche la possibilità chiaramente di fare i tuoi auguri di Natale e buon anno a tutte le persone e tutti i tuoi parenti e tutti i tuoi amici di Carini e della Sicilia in genere. Innanzitutto auguro un buon Natale, un felice anno nuovo a mia figlia Stefi e mio figlio Marco, che sono giù in Sicilia, a Carini, a Torretta, e i miei nipotini, a mia madre, mio fratello Roberto, la moglie Barbara, il nipotino Max. Speriamo di non dimenticarmi nessuno come parenti. Voglio augurare anche a te, caro Roberto, sei un grandissimo amico mio, buone feste a te e alla tua famiglia. E poi mi sposto in Puglia, dove c'ho mia suocera e i miei cognati, dove voglio augurare anche a loro un buon anno, un felice anno nuovo, e anche a tutti i miei concittadini di Carini. Grazie. Grazie Pippo. In questo periodo natalizio a chi facciamo allora gli auguri dei tuoi parenti? Dai, vai. Specialmente mia mamma, che sta un poco male, e poi le mie sorelle, e i miei cognati, e i miei nipoti, insomma praticamente tutti i parenti che mi conoscono. Signora, a chi facciamo gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo? A mia madre, che adesso è rimasta sola dopo il papà che è andato, e sorelle, la sorella, non c'ho più nessuno. Auguri quindi, buon anno. Allora, a chi vogliamo fare questi auguri di Natale? Prima a mia cognata Gianna, dopo a tutti i fratelli, sorelle, a tutti. A mia cognata Gianna, che la voglio bene come una mamma. Allora, auguri di... E dopo anche quelli dei miei parenti di Priolo.
tutti, Valentina, Salvatore, Angela, Michele, Esther, i bambini, tutti, un bacione grande. Ti abbiamo da salutare. Tanto saluti a tutti i miei zii, ai miei cugini. Facciamo qualche nome pure, perché poi magari così te li ricordiamo uno a uno, sono in tanti. Sono tanti, sì. Zia Maria, zia Lilla e tutti i miei cugini. Benissimo, quindi tanti auguri di buon Natale e buon anno, anche invece nella zona di Napoli, dove tu sei originario, vero? Io saluto la mia Maria, Rita, e mia sorella, mio fratello, provincia di Napoli, Bosco Reale. Vediamo la telecamera da lì, quindi tanti auguri e buon Natale. Auguri dalla Germania!